Oltre 100 autori nazionali, tantissimi gli autori locali, regionali, tante case editrici e un pubblico straordinario. Ancora un successo per il Borgo Antico, per questo Libri nel Borgo Antico. Beh, la quinta edizione inizia bene, inizia sulla scia di quelle che sono state le edizioni precedenti. La manifestazione è una manifestazione tanto voluta, preparata, studiata, ma soprattutto quello che più anima è la passione verso la lettura, verso la cultura. Si svolge nel centro storico, culla della città, così come la cultura è la culla dell'umanità. L'aspetto forse più importante è che davvero tutto il centro storico si riempie, vive all'unisono con i libri, e questo è importante anche per una prospettiva di cultura di una città. Beh, certamente, questa manifestazione è stata voluta nel centro storico per continuare ad animare il centro storico in tutto il periodo dell'anno. La manifestazione si svolge, si entra nel centro storico, non è una sola via, ma sono tante vie, e questa funzione di radiazione è quella che noi ci aspettiamo dalla cultura. Stasera passeggiare per le strade di Bisceglie del centro antico qua è uno spettacolo, qua diciamoci la verità, non perché adesso non per fare piaggeria, insomma, ma è veramente bello. Ho celebrato la messa in cattedrale e ho goduto, io sono parroco in una zona nuova, in una chiesa nuova, queste costruzioni nuove che hanno avuto degli architetti che, se li vedesse la buon'anima della mia mamma, chissà dove li manderebbe, non so da quale parte li manderebbe, tutto rispetto per gli architetti, ma vedere un'architettura come la vostra cattedrale, insomma, è qualcosa che ti riempie il cuore, anche questi piccoli vicoletti, questo è qualcosa di veramente bello. Oh, mi raccomando, tenetevelo caro.